Conferenza di fine anno del presidente Marco Marsiglio, approvata finanziaria regionale, grande attenzione a sociale e aiuti alle imprese. È stato un anno straordinario per l'Abruzzo, speriamo che il prossimo sia ancora migliore. Quello appena approvato è un bilancio che rappresenta una garanzia per tutti. Imprese e sociale sono al centro della nostra azione. Ringrazio i consiglieri per il supporto, l'aiuto costante e i suggerimenti e gli uffici per il lavoro di affiancamento alle indicazioni politiche. Abbiamo gettato le basi per affrontare un nuovo anno in cui ci sarà bisogno di venire incontro alle esigenze di tante famiglie, lavoratori, imprese, scuole, università, strutture sanitarie, mantenendo sempre fermo lo sguardo verso il futuro economico di questa regione. Così il presidente della Giunta regionale Marsiglio oggi all'Aquila in conferenza stampa dopo l'approvazione della finanziaria che delinea il quadro economico, finanziario e sociale dell'Abruzzo per i prossimi 3 anni. Presenti tra gli altri anche il vicepresidente Emanuele Imprudente, l'assessore ormai dimissionario Guido Quintino Liris, eletto senatore della Repubblica, l'assessore alle politiche sociali Pietro Quaresimale e il sottosegretario Umberto D'Annuntis, il consigliere regionale Marco Cipolletti, il direttore generale Antonio Sorgi e il dirigente del servizio bilancio e ragioneria Fabrizio Giannangeli. L'adozione del bilancio di previsione per il triennio 2023-2025 evidenzia una movimentazione complessiva nella sola gestione di competenza di entrate e spese per circa 14 miliardi di euro nel triennio, con stanziamento di maggiori dotazioni per complessivi 202 milioni di euro circa tra maggiori entrate e minori spese.